Ah, sì, effettivamente. Cavoli, però allora. Sapere che c'era potevamo portare qualcosa. Eh certo. Vogliamo iniziare? Eccoci qua. Allora, io mi sono preparato ovviamente una piccola traccia che inizia con buonasera a tutti. E grazie di essere venuti, nonostante San Valentino. O forse a causa di San Valentino, ho pensato. In questo caso penso che qui troverete un approdo al riparo da cuoricini e tentativi di coercizione da marketing per acquisto di weekend romantici e quant'altro. Non si parlerà di questo. È una serata che si ascrive nel progetto Darwin Day e ho virgolettato volutamente perché si parlerà di Darwin e di teoria evoluzionistica della specie, ma in un modo questa sera che probabilmente vi sarà nuovo, in un modo che non è mai stato forse per voi fatto prima. Infatti i nostri due ospiti, che sono studiosi e scienziati, si occupano di un fronte di ricerca innovativo nell'ambito genetico che è la genomica sociale. Mi sentite? Sì. Questa disciplina si occupa sostanzialmente del rapporto scienza-società. E quindi è una disciplina che si vuole chiarire i meccanismi attraverso i quali, e qui li cito, il sociale entra nella pelle e si fa biologia, che è una frase molto bella. Questa ricerca ad Arciate, a noi della nostra associazione, è piaciuta molto per molti motivi. Innanzitutto perché fa un'analisi, ovviamente, e la fa in modo molto rigoroso e anche in certi momenti impietoso su parecchie cose che io sapevo già, che sapevamo già tutti. Le disuguaglianze, esistono le disuguaglianze nel mondo, l'economia mondiale non sta andando bene. Si sta, come dire, imperniando in una direzione di, sempre di più, una direzione di disparità sistemica polarizzata, con pochi ricchi sempre più ricchi e molti poveri sempre più poveri. Cose che forse sapevamo. Le aspettative di vita, di conseguenza, non sono uguali per tutti e il sistema sanitario nazionale è un meccanismo che si è inceppato e che non è più efficiente, anche questo lo sapevamo, né qui a casa nostra neanche nel resto del mondo. Tutte queste cose le sapevamo, però la ricerca l'analisi che fanno loro viene fatta con metodo scientifico e quindi esprimendo dati incontrovertibili e questa è una cosa che a noi che siamo aspiranti razionalisti non possiamo che aver apprezzato. Faccio solo una piccolissima, torno brevemente sull'altro virgolettato, sull'aspiranti. Perché aspiranti razionalisti? Perché essere razionalisti non è una cosa che si decide arbitrariamente, è un percorso di vita, è un obiettivo e quindi non sei razionale perché decidi di esserlo, come molti purtroppo in questo paese pensano di fare, ma ci si deve diventare. Quindi torniamo a noi e parliamo appunto, si parlerà di genomica sociale e quindi intersezionalità dell'edificio sociale, vista come fattore evolutivo. Noi della nostra associazione di Arciatea fin dall'inizio affermiamo, questa cosa la affermiamo, i diritti non devono essere separati, non devono essere categorizzati, perché siamo esseri biologici ma anche sociali e quindi le cose sono intersecate e intersezionali e soprattutto non siamo isolati nella nostra società. E non lo siamo da nessun punto di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista ovviamente culturale. Pertanto ci conforta avervi e ci conforta avere da voi una conferma su questo, sul fatto che questo principio ha delle solide basi scientifiche.
felicità e infelicità, quindi si parlerà anche di questo in qualche modo, e si parlerà del fatto che sono contagiose, non contagiose come gli sbadigli, contagiose, vere, veramente contagiose, nel senso di che si possono trasmettere, trasmissione proprio in senso di linguaggio medico-scientifico applicato al sociale. Questa è una cosa molto affascinante. Noi siamo dello stesso parere, sosteniamo questa cosa e ad esempio anche nostre iniziative che abbiamo fatto per esempio per diffondere le stanze del silenzio negli ospedali, che sono uno strumento in qualche modo, può essere inteso come strumento interculturale per una terapia di sostegno. Quindi siamo vicini da questo punto di vista e ci rendiamo conto che appunto l'essere sociale all'interno di una cura ha bisogno anche di un'espressione di spiritualità, che nel nostro caso ovviamente è immanente e atea, non religiosa. Vabbè, cito rapidamente perché me l'ero segnato anche altre collaborazioni fatte in passato, per esempio con la rete L'Abuso e quindi con Francesco Zanardi, che è il presidente, che ovviamente lotta contro gli abusi sessuali, altro argomento che voi trattate e che, va ribadito, sono devastanti da molti punti di vista, soprattutto se commessi da figure di potere, spesso anche in ambito diciamo appartenenti al clero. Ma voi dite di più, voi dite anche che le conseguenze di fatti sociali come per esempio gli abusi sessuali non sono solo devastanti ma sono anche persistenti, nel senso che si trasmettono non solo culturalmente ma anche biologicamente alle generazioni successive. Attenzione, si sta parlando di una cosa letterale, non è un linguaggio fiorito, qui si parla di scienza. Quindi, vado avanti, un altro motivo di apprezzamento per noi è la posizione, qui che vado nell'ovvietà, sulle religioni, riguardo le religioni. Costrutti ideologici caratterizzati da una pretesa di verità eterna e immutabile, e usati purtroppo oggi per avvalorare convinzioni personali e arbitrarie, lo vediamo, abbiamo sotto gli occhi continuamente da parte di leader politici e ideologi, e sono dei costrutti ad altissimo fattore inquinante in ambito giuridico, in ambito politico, in ambito legislativo, e quindi sono ovviamente inconciliabili con l'approccio degli scienziati che, come i nostri due ospiti si precisano nel loro studio, sono una categoria di persone addestrata all'umiltà. In che senso? Nel senso che uno scienziato sa che il dato scientifico non è né immanente né eterno né immutabile, ha una valenza implicitamente temporanea, è in divenire e sarà probabilmente smentito o aggiustato in futuro da nuove scoperte o nuovi indirizzi di ricerca. Quindi questa io ritengo sia la vera lezione d'umiltà, sì, non quella degli ideologi religiosi. Quindi tengo a ribadire questo concetto, l'eliminazione delle credenze religiose costituisce, secondo noi, un fattore di miglioramento e di progresso sociale, anche e soprattutto, come si evince dal vostro lavoro, nei criteri di scelta degli individui rispetto ai coindividui, e cioè agli altri, molto semplicemente. Stasera scopriremo molte cose, un'altra cosa che mi ha colpito, io vado un pochino a braccio, velocizzo, un'altra cosa che mi ha per esempio colpito, che un termine che viene usato e abusato nel linguaggio politico e governativo, che è quello di razza, razza intesa come valore classificatorio, storico e discriminatorio, e che invece non esiste, perché dalla mappatura del genoma umano si è scoperto che non esiste, sarebbe più corretto parlare dei fenotipi eventualmente, ma non lo fa nessuno. No. Chiaramente. Mi permetto di fare ancora qualche piccola perla. Una cosa per esempio che mi ha molto colpito,
cioè, fate un parallelismo che io non avevo mai colto, molto interessante, tra l'affermarsi dell'ospedale azienda, quando vi addentrate nei meandri, nei meccanismi del sistema sanitario. A un certo punto nasce l'ospedale azienda ed è in concomitanza, ma concomitanza spaventosa anche, con la nascita del partito azienda, un certo Silvio, non so se... nascono tutti e due più o meno agli inizi degli anni 90 del secolo scorso ed è un meccanismo che sancisce la fine di un'epoca culturale in qualche modo ne nasce una nuova. E perché c'è un parallelismo? Perché il cittadino votante diventa un utente e il paziente diventa anche lui un utente e un cliente. E quindi questo con tutte le ben immaginabili implicazioni etiche ed economiche in termini, diciamo, di disuguaglianze all'accesso di cure, eccetera, eccetera. Ma vado al sodo, poi vi lascio la parola, quindi la genomica. Questa nuova era che nasce, insomma, a un certo momento, quando gli ospedali diventano aziende, quindi la ricerca viene anche molto, diventa redditizia in qualche modo, porta anche delle cose positive, l'evoluzione della ricerca in ambito clinico. Lo scenario cambia, il meccanismo ricorsivo di relazione fra sociale e biologico, che è il tema chiave di questa sera, si influenzano vicendevolmente e ciclicamente. Quindi questo porta ad un avanzamento in questi ultimi anni di ricerca nel campo delle biotecnologie, che stanno portando a promettenti risultati sul campo proprio, e quindi la farmacogenomica e la cosiddetta medicina di precisione, che va a creare in qualche modo una cura per ognuno di noi, mettiamola così, ed è soprattutto predittiva, anziché essere meramente curativa, sono delle positività oggettive di oggi. Però qual è il problema? Che è quello che mi ha colpito, che l'analisi di Redi e Monti coglie un aspetto preoccupante, cioè le dinamiche di sviluppo di queste opportunità, che sono eccezionali, sono elitarie. E questo non va bene, dovrebbero essere aperte, dovrebbero essere accessibili a tutti, o quantomeno dovrebbe esistere un meccanismo che tenda a questo. E perché? Perché le disparità di salute sono un concetto che andrebbe colmato e livellato. Le cure oggi possono non solo, come un tempo, dare accesso alla sanità, alla copertura sanitaria, nel senso di farsi ordinare gli antibiotici o farsi curare una frattura o farsi dare l'aspettativa per un esame, ma possono proprio migliorare la vita, cioè si può dare oggi una vita migliore, e la vita migliore per pochi individui non cambiano niente, la vita migliore per tanti individui possono cambiare le cose a livello di comunità umana sul pianeta. Quindi questo direi che è quello che poi rende, dà un senso alla vostra ricerca. Mi ha colpito molto la vostra ipotesi sulla figura dell'assistente di vita indipendente e sul fatto che si basi sul concetto di solidarietà intergenerazionale, forse avete il tempo di parlarcene. Basta, direi che genomica sociale spetta a voi spiegarci cos'è. Io faccio solo un paio di spoiler perché nei trailer si devono fare perché siano. Si parlerà di cose che io non conoscevo, che forse non conoscete neanche voi, e magari ci faranno luce sul loro significato, i xenobionti per esempio, che non sono degli esseri che vengono dal pianeta vecchio. Dei mostri sì, però. L'esposoma. O la stessa, che io poi mi sono andato a informare tramite voi, per certi versi anche oscura epigenetica. Tutte cose che mi hanno aperto vari percorsi ragionativi. Quindi passerei la parola a voi. Il filo di questo ragionamento partiva appunto da Darwin, come avete capito, ma arriva molto lontano. E soprattutto, come voi scrivete, è vero, ed è vero, tocca... È un ambito scientifico, ma tocca tutte le discipline umane, dalla filosofia all'antropologia, dall'economia alla giurisprudenza, perché ha un ricasco nel sociale su tutti
su tutti i campi dove si devono prendere delle decisioni diciamo in merito alla comunità umana. E questo è affascinante e inquietante, quindi sono argomenti che non, su cui dovremmo tutti un pochino informarci meglio, perché portano a questa parola che voi utilizzate e che mi avete fatto scoprire, che è la biopolitica. Oggi le nostre scelte non sono solo politiche, sono biopolitiche. Tant'è che, e qui concludo, giuro, quello che voi dite e su cui noi della nostra associazione siamo totalmente d'accordo, tutti oggigiorno, tutti noi dovremmo oggi essere un pochino, avere una minima base di conoscenza scientifica, una minima preparazione. Non è più consentito essere beatamente ignoranti su tutto quello che è scientifico, perché dobbiamo esercitare una cittadinanza che oggi è scientifica, perché siamo in seno ad una società che è sempre più scientifica. Quindi se vogliamo vivere, esercitare il diritto alla cittadinanza e finire e colmare il bisogno di laicità, ho voluto finire con questa parola. Beh, certo. Per noi sacra, se non fosse che siamo allergici alla sacralità. Se vogliamo colmare il bisogno di laicità, dobbiamo, tramite anche una maggiore conoscenza scientifica, potremmo diventare cittadini capaci di autodeterminarci, perché poi è quello il fine ultimo. E quindi in qualche modo non avere bisogno di ricorrere ad autorità esterne, fantomatici leader, duci, divinità e quant'altro. Per cui ben venga la laicità, ben venga la democrazia, che chiaramente non significa solo esercizio periodico al voto come oggi cercano di inculcarci, ma essere capaci di decidere del proprio futuro, e questo anche forse soprattutto tramite una maggiore conoscenza scientifica, e quindi di cui la genomica sociale penso che sia un fattore nuovo e potenzialmente molto importante. Quindi io vi lascerei la parola. Noi ringraziamo, sì. E possiamo andare, perché ho detto tutto io. Di fatto tutti i messaggi da portarsi a casa sei riuscito a condensarli, per cui diventa arduo aggiungere qualcosa. Avevo anche preso degli appunti più tecnici, ma sono quelli che mi piacerebbe che spiegaste voi. No, una piccola chiosa, poi lascio la parola a Manuela. Secondo me il messaggio è questo, cioè non siamo più nell'Ottocento, nel secolo tanto caro al mio amico Gigi e a me, perché era il secolo della chimica. Ecco. È una roba, non si riesce a parlare. Gli assistenti non sono più quelli di una volta. Va bene. Sono predittivi. Sì, veramente. Appunto. Come pure non è più il secolo della fisica, cioè il discorso. Il secolo scorso l'atomo, poi adesso il bosone di Higgs, lo sa Higgs e i due compagni di stanza al CERN cos'è il bosone di Higgs, però la massaia di Voghera, come Arbasino diceva, peraltro usata col segno algebrico sbagliato, perché la massaia di Voghera era stata citata per dire quanto era abile, perché aveva risposto molto bene al questionario, all'epoca c'era questo questionario per capire la scolarità italiana, eccetera, no? Questa rispose in una maniera stratosferica, per cui invece poi è diventato sinonimo della persona che non ha gli strumenti di cui stiamo parlando. Ebbene, la massaia di Voghera poteva tranquillamente campare nel secolo della chimica o della fisica, ma non è più in grado oggi di partecipare a una democrazia, perché la democrazia ora è cognitiva, e quindi la cittadinanza, per questi avanzamenti incredibili, di cui oggi diremo due parole per quanto riguarda le scienze della vita, è una cittadinanza scientifica. Però la gente ha ancora in mente la rivoluzione americana con Jefferson, poi arriva la rivoluzione francese che dice chi è il cittadino. Dimenticate, il cittadino oggi è la massaia di Voghera, se ha un minimo di conoscenze degli aspetti delle scienze della vita, che non sono difficili come il bosone di Higgs o la regola dell'ottetto
per formare le valenze in chimica, perché si possono spiegare, capire, e uno in autonomia, come giustamente Arci sostiene, esprime che cosa desidera, come desidera arrivare sul pianeta, come desidera lasciarlo. Siamo ancora qui a dibattere cioè, se ho il diritto o meno di andarmene dal pianeta in un certo modo. Cosa desidero mangiare, OGM, no OGM, cosa desidero utilizzare per curarmi. Cioè sono tutti aspetti biopolitici, cioè che riguardano il corpo. E quindi queste cose le deve sapere, le devono sapere tutti. La massaia di Voghera. La massaia di Voghera. Qual è il problema? È che oggi non c'è solo l'informazione come avevamo una volta, il libro di testo, il pezzo, eccetera. Oggi c'è questo aggeggio. Dopo il fuoco, la ruota e il linguaggio, che sono le tre grandi tecniche, noi stiamo vivendo questo momento. E questa è una cosa meravigliosa. Cioè, io vedo qui, fantastico, cioè, come diceva Calvino, uno ha in mano il mondo ed è attaccato, lui lo diceva per la letteratura, a tutto il mondo in qualunque istante. E però qui dentro c'è il problema del Können versus Kennen. Io so andare in bicicletta, ma se mi chiedi quali sono le regole che tengono in piedi la bicicletta, non lo so. Altrettanto, lo uso in un certo modo, ma non so cosa c'è dietro. Cioè la verità aleteica che sta dietro all'algoritmo mi è sconosciuta. E quindi viene fuori il patatrac. Per cui tutti, i Novax, e no questo, e no quell'altro, cioè cose da matti. Per cui benvengano serate come queste, dobbiamo tutti partecipare a far crescere il livello culturale, dai. Lascio la parola a Manuela Monti, perché sennò se mi date un microfono è difficile che ve lo stiamo qui fino al prossimo San Valentino. Vai. No, ho capito che non è il caso. Certo, sì, scusami. Così. Abbiamo messo solo immagini, per cui non dovete addormentarvi. Speriamo. No, le immagini hanno più un carico informazionale superiore alle parole che noi utilizziamo. Vai. Sì, allora, buonasera. Innanzitutto grazie per essere qua, appunto, venerdì sera, più San Valentino, insomma, tutte queste cose che ci siamo detti prima. No, l'intento sarebbe quello di non farvi uscire depressi, perché le cose, insomma, gli argomenti di cui parleremo questa sera sono molto, molto a noi, insomma, interessano molto, sono molto importanti, però allo stesso tempo, insomma, il rischio può essere quello di uscire e di tornare a casa e dire oh accidenti, cosa ho ascoltato, però insomma esatto, però sono, pensiamo anche che siano argomenti, insomma, di cui c'è un bisogno incredibile di parlare, di discutere, quindi grazie anche per aver organizzato questa serata e per avere opportunità come queste, anche se il mio ex capo, perché lo posso dire, era il mio capo, ora non lo è più, e poi su questo argomento ci torneremo riguardo allo stress e a cosa succede nel corpo quando hai un capo che ti stressa, ecco. Sì. Avrebbe dovuto invece apprezzare questa immagine, perché sapendo come insomma il suo incipit, il suo inizio, sapevo che avrebbe detto che l'Ottocento era il secolo della chimica, il Novecento della fisica. E siamo oggi nel millennio delle scienze della vita. Ma perché ho messo questa, abbiamo messo questa diapositiva? Perché si conclude, cioè quantomeno inizia con gli anni 2000, con l'immagine e con quello che abbiamo accennato prima del discorso delle razze, del sequenziamento del genoma umano, il cui primo draft è stato pubblicato nel 2001 e poi completato pochi anni dopo, nel 2003, perché se vogliamo parlare di genomica sociale pensiamo che sia doveroso e necessario stabilire subito il punto di partenza, ovvero degli aspetti che sono stati ben definiti ormai dalla comunità scientifica, che devono essere chiari per tutti quanti se vogliamo poi discutere e ci auguriamo ci sia insomma questa discussione questa sera su questi argomenti. Nature e Science hanno quindi le due tra i maggiori giornali su cui tutti noi speriamo di pubblicare almeno una volta nella vita, se poi capita anche due volte ben venga, però insomma non è così semplice.
Però l'immagine, quella appunto della copertina che hanno dedicato al sequenziamento del genoma umano, molto belle entrambe, io preferisco quella di Nature perché non so se si capisce, ma sono tutti dei piccoli volti quelli che compongono la doppia elica, tutti piccoli volti di persone fenotipicamente diverse le une dalle altre, così come siamo noi qui questa sera e siamo noi là fuori. Il concetto di razza ormai abbiamo detto che non dobbiamo più parlare di razze, prima lui accennava un aspetto di cui magari se c'è tempo possiamo riprenderlo dopo, della nostra proposta di eliminare il termine razza dall'articolo 3 della Costituzione, non abbiamo avuto molto successo, però abbiamo provato, chissà mai che un domani insomma si possa riprendere questa, riportare avanti questa nostra richiesta. Quindi siamo... Lo vedete scritto lì, anche se è tutto in inglese, siamo, dice, geneticamente africani. Questa è un'altra, insomma, una nostra versione di quella che è la razza umana, ovvero ce n'è una sola, abbiamo voluto mettere personaggi che amiamo, che ci piacciono, altri che proprio non ci piacciono neanche un po', però alla fine questi siamo. E se poi guardiamo, siamo anche esattamente tutti uguali per quella che è la nostra Costituzione, se guardate tutte queste belle immagini, il bianco, il nero, l'omosessuale, l'ateo, il religioso, tutti noi, insomma, alla fine, che ci piacciono, che piacciono a certi personaggi, così siamo. Brevissimamente, ma appunto come vi dicevo prima, dei punti fermi su cui dobbiamo andare via velocissimi perché devono essere acquisiti. Sappiamo ormai che siamo usciti dall'Africa all'incirca 70.000 anni fa, sappiamo anche il luogo esatto del Corno d'Africa in cui la prima uscita è avvenuta, e quello che io tengo sempre a dire, ma perché mi aveva colpito tantissimo, è vedere l'immagine di una parte, di una piccola parte di Eritrea, se non mi sbaglio, in cui sono stati proprio ritrovati i primi reperti. Secondo me è di una ha un significato molto poetico e molto bello vedere il luogo esatto in cui il signor Darwin poi ha spiegato molto bene che cosa è successo dal momento in cui da lì siamo usciti da lì. Ci siamo incrociati, abbiamo continuato a incrociarci. Come vedete in questa immagine circondata in rosso, gli uomini moderni non sono altro, guardate quella sotto, non tanto quella che ho incrociato in rosso, ma quella di sotto, vedete che c'è l'omino grigio, l'uomo moderno, che ha in alcuni casi le gambette rosa, in altri casi le gambette rose, gambette azzurre. Perché alla fine noi ci siamo originati grazie all'incrocio con altre popolazioni, sapiens, l'uomo di Denisova, l'uomo di Neanderthal, alla fine si sono incrociati alcuni dei tratti di Neanderthal, così come quelli dell'uomo di Denisova, sono quelli che ci portiamo ancora noi oggi. E questo incrocio, il fatto che solo 70.000 anni fa siamo usciti dall'Africa, ha fatto sì che non ci fosse il tempo necessario affinché si originassero le razze così come le intendavamo fino al sequenziamento del genoma umano. Non c'è stato il tempo, non c'è stato abbastanza tempo affinché si selezionassero determinati caratteri che sono quelli che vediamo, per esempio, qui vedo che c'è un amico a quattro zampe, i caratteri che ci sono nei cani, per cui siamo abilissimi a selezionare le razze, molte delle razze canine che conosciamo oggi sono quelle che noi, che l'uomo ha selezionato. Bellissimi sono studi che si stanno compiendo in questi ultimi anni. Uno è stato pubblicato sempre su una di quelle riviste pazzesche nel settembre del 2019, grazie a studi epigenetici. Abbiamo già introdotto questo termine, poi lo vedremo un pochino più nel dettaglio. È stato possibile, quindi, grazie a studi di modificazioni a carico della doppia elica del DNA, è stato possibile ricostruire quello che è il viso di una donna di Denisova.
E questo grazie alle omiche, grazie alle nuove tecnologie di oggi. E anche questo, secondo me, non lo so, per me è affascinantissimo. Lei 75.000 no, sì, questo è più recente, Denisova. No, però dice che è stato trovato il reperto di 75.000 anni fa in una cava in Siberia, in Russia. Sì, se no è pazzesco, però secondo me è di un fascino, di un aspetto bellissimo. A questo punto io in genere faccio Neanderthal. Allora devo ritornare indietro. No, infatti no. Non mi hai interrotto, questa no. Cosa mi ha stupito, perché in genere, in questa diapositiva c'è un attimo di pausa, perché quando si dice che c'è stato un incrocio con l'uomo di Neanderthal, ci portiamo il caratteri di Neanderthal, lui mi interrompe sempre. Però sì, stasera non l'ha fatto, no, non ma ho capito perché. Aspettavo che tu mi dessi la parola, a dire la verità. No, perché Neanderthal mi viene bene, per cui ci tengo nel senso che voglio precisare un aspetto. Noi Neanderthal lo abbiamo eliminato noi, cioè non è come gli altri che a un certo punto, perché noi ci siamo incrociati con Neanderthal. Cioè a dire, noi ci siamo riprodotti con Neanderthal, abbiamo fatto sesso con Neanderthal, poi lo abbiamo accoppato. E questa è una cosa importantissima. La prova è che ci portiamo un 1,4% nel nostro genoma di DNA neandertaliano. La prova è che soffriamo di diabete, perché questo era un cacciatore, quindi mangiava una volta quando capitava. Tenere alto il tasso ematico degli zuccheri, è chiaro che la selezione ha favorito quel carattere. Ma se tu ti trascini quel carattere e poi mangi tutti i giorni, Sapiens è un agricoltore, è chiaro che hai il diabete. Però questo è molto bello, perché dice anche un'altra cosa, il reperto del chewing gum non l'hai messo? Eh sì, era qua. Ah, basta. Allora mi taccio, perché questo è importante. Quindi no, però in genere mi non manca lo faccio, a non lo faccio, non no. Lo faccio. Vabbè. Questa sera non lo faccio. Non lo faccio, ma magari dopo. Ecco. Comunque, no, ritornando su cose serie, al di là della ricostruzione del volto, molto, molto bello, insomma, a me questo lavoro, leggerlo, è piaciuto tantissimo. È stato, questo è un lavoro pubblicato, mi sembra, nel 2020, quest'anno, anche quello interessante, perché sono riusciti a trovare quello che può essere considerata la gomma da masticare di qualche... di qualche tempo fa, di precisamente 5.700 anni fa, ovviamente non c'era la Vigor, solo insomma quelle che mangiamo noi oggi, ma probabilmente erano dei foglie, la corteccia della betulla, che venivano masticati. È stato ritrovato questo reperto, è stato analizzato, e la cosa che di cui bisognerebbe forse parlare, per far capire a certe persone che insomma si fanno promotori della razza bianca, eccetera eccetera, che la persona che aveva mangiucchiato questa corteccia di betulla aveva la pelle scura, aveva i capelli scuri, gli occhi azzurri. Il reperto è stato trovato in Danimarca, quindi noi che insomma i danesi in genere li associamo a la classica persona insomma bionda con la pelle molto chiara, gli occhi chiari, quindi qui forse sì, ma poi sì, ci siamo. 5.000 anni, perché mi pare sia 4.008. Cioè uno dovrebbe dirsi il bisnonno del trisavolo, grosso modo, era nero in Danimarca, cioè il colore della pelle era nera. Perché qui c'è un aspetto poi che la paleoantropologia ha chiarito: noi siamo usciti dal Corno d'Africa bianchi, cioè attenzione, cioè l'acquisizione, ci sono tutti i dati, l'intolleranza al lattosio, eccetera, 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 ma se voi rasate uno scimpanzé è bianco, cioè usciti da lì, poi mano a mano c'è stato il discorso degli adattamenti, per cui addirittura c'è stato questo discorso di essere neri, perché mano a mano avevi tutta questa esposizione al sole, poi mano a mano andando a nord, ma sei arrivato al nord che eri già fuori come sapiens, bianco, diventi nero, arrivi anche in Danimarca nero, poi mano a mano, nel giro di un 5.000 anni, se stai in Danimarca
perdi i melanociti perché devi incamerare il sole, se sei in Africa diventi bello nero. Cioè questi qui sono dati chiarissimi, eh? Esatto, in genere... Lo dico perché Fontana, prima di essere eletto... Io non ho fatto un nome, ma... No, io l'ho fatto perché poi mi sono beccato degli insulti, perché sono stato chiamato in TV dopo che lui dice qui bisogna stare attenti, sennò arrivano tutti, è la razza bianca. Il mattino dopo in TV cerco di spiegare, sì, la razza, no, è la razza, e poi ho ricevuto una serie di insulti che non immaginate. E in genere, appunto, dopo questa diapositiva proiettiamo un'immagine di un po' riassuntiva di questi aspetti che abbiamo insomma mostrato velocemente, che è una frase che diceva un caro amico, un astrofisico, Nanni Bignami, su come siamo arrivati su questo pianeta. E lui aveva usato il numero di caratteri di un tweet. Quindi se dobbiamo spiegare l'origine dell'universo e come siamo arrivati noi qua, lui nel suo modo molto, molto bello di parlare diceva che c'è stato un gran botto, è nata materia, stelle, pianeti, Darwin ha spiegato tante cose, poi siamo arrivati noi, l'abbiamo visto, siamo usciti all'Africa, ci siamo mescolati, eccetera, eccetera, e quello che succederà dopo ci proviamo, non lo sappiamo, ma ci proviamo. Quindi nel momento in cui siamo arrivati su questo pianeta, un altro dei punti fermi di questa serata è che ovviamente il fatto di essere qui a Milano a raccontarci, a discutere di questi argomenti, piuttosto che quello di essere capitati magari su una barca cercando una vita migliore, è sorte e non è merito. Credo che su questa cosa siamo tutti quanti d'accordo. Il problema è che se nasciamo e viviamo in un super condominio dotato di ogni comfort, ma anche nelle nostre case, non so quanti di... spero, mi auguro che tutti voi abitiate in un super condo con campi da tennis e piscina, però insomma se abitate come me in una casa assolutamente normale, viviamo sicuramente meglio. Lo vedete in quell'immagine di chi è al di là, ad esempio, di quel muro. E questo è la genomica sociale, è come il modo in cui noi viviamo all'interno delle nostre mura, il modo in cui noi interagiamo con le altre persone, il fatto di avere amici, di essere amati, San Valentino, quindi ogni tanto questa parola usiamola, se il nostro capo ci stressa particolarmente al lavoro, oppure se viviamo, siamo felicissimi, assolutamente non siamo stressati, quello che mangiamo, quello che respiriamo, eccetera, eccetera, incide e incide anche tanto su quello che è il nostro DNA. Quindi è facilmente immaginabile, ok, vedere un'immagine del genere, quelle che possono essere le ripercussioni sulla nostra doppia elica, su questa bellissima doppia elica. Non so se avete visto, ma recentissimamente è stato pubblicato l'ultimo rapporto Oxfam, nel quale è possibile leggere tutta una serie di informazioni, ma il sunto è che l'1% della popolazione mondiale è due volte più ricco di 6,9 miliardi di persone. E sono numeri di cui magari poi lui dice qualcosa... approfondisce un pochino di più alla fine, però è chiaro che... è un discorso di diseguaglianze di cui c'è necessità di parlare. È arrivato il momento in cui è necessario fare qualcosa, perché tutto quello di cui vi ho detto prima, poi alcuni esempi li vediamo, sono quelli che modificano la nostra doppia elica, ma modificano la doppia elica, il DNA delle generazioni dei nostri figli, dei figli dei nostri figli, dei figli dei figli dei nostri figli, eccetera, eccetera, per diverse generazioni. Abbiamo scritto appunto queste cose la prima volta, pubblicate sulla lettura nel 2017, poi raccolte in questo volume nel 2018.
E il titolo, ci è stato detto dall'editore, caspita, no, genomica sociale è un po' difficile, non arriva tanto alle persone, però il sottotitolo, secondo noi, invece è un pochino più efficace. Quindi come la vita quotidiana può modificare il nostro DNA e in che modo. Questa è un po' l'immagine che vi ho mostrato prima. Il National Geographic nel 2018 aveva dedicato un intero volume sul discorso delle diseguaglianze, ed era un volume molto molto bello. Diseguaglianze che questa sera affronteremo sotto diversi aspetti, un po' quello alimentare. Che cosa succede se abbiamo a disposizione ciò che ci piace, possiamo mangiare quello che vogliamo, insomma, rispetto ad avere una minima quantità di riso, che è magari tutto il cibo di cui abbiamo a disposizione per un paio di giorni o una settimana. Ma queste cose, al di là di alimentazione in sé, che cosa comportano? Lo vedete lì, ho messo delle formule che sono dei neurotrasmettitori, quelli che vengono più comunemente chiamati ormone della felicità o ormone dello stress. Perché il nostro corpo ne risente, perché quando parliamo di questi argomenti, io mi immagino, io sono cresciuta guardando i documentari, il programma di Piero Angela, di quando lui piccolo entrava nel corpo umano e spiegava il funzionamento del corpo umano, bellissimo a mio avviso. E insomma, quando mostriamo queste immagini, io insomma mi ci vedo piccola che entro nel mio corpo e dico, ok, ma se io infilo un bel cucchiaione nel barattolo della Nutella, che diciamocelo, dà soddisfazione, che cosa succede nel mio corpo? Emetto, produco una quantità di serotonina e di ormoni che mi fanno stare bene, che ovviamente, insomma, adesso passatemelo, cerchiamo di sdrammatizzare un po' questi argomenti, vista allora, però insomma le mie cellule ringraziano, il mio DNA ringrazia, al contrario, insomma, altre situazioni, la stessa cosa, appunto San Valentino, vi ho messo questa bellissima immagine, la stessa cosa, l'ormone della felicità, sei amato, hai tanti amici, vivi in una condizione appagante sotto diversi punti di vista, in che modo le tue cellule ne risentono di queste condizioni? In diversi modi, a differenza se sei solo, se sei stressato, se sei infelice. Insomma, ci sono altri aspetti che devono essere considerati. Ma cosa, per entrare un pochino più nel dettaglio, per chi, se c'è qualcuno magari che non è strettamente scientifico, quello è il mio DNA. E un DNA da saliva mio. Se siete fan delle serie alla CSI, cose di questo tipo, e vedete il biologo, in genere sempre la donna, mostrano una donna al microscopio che vede la doppia elica dal campione forense. No, il DNA non lo si vede così, non vedete questa bellissima doppia elica con cui lo dipingiamo e lo rappresentiamo. L'unico modo, se lo vogliamo vedere, è farlo precipitare con tutta una serie di sali e alcol, fondamentalmente, fare una sorta di reazione, perché con sali e alcol che si legano al DNA e mostrano quello che noi chiamiamo un batuffolino, un flocculo, che appunto è l'unico modo in cui possiamo vederlo. Quello è il mio DNA. Se io andassi a vedere, andassi a misurare, andassi a cercare l'espressione di determinati geni a seconda di diverse porzioni, insomma, all'interno del DNA diverse porzioni sono rappresentative, sono quelle in cui determinate sequenze sono quelle che corrispondono a dei geni che a loro volta codificano per determinate proteine, che sono quelle che ci permettono di compiere tutte le funzioni insomma importanti del nostro corpo. Se andassi a vedere in particolari condizioni, ma anche normalmente, insomma, come cosa succede in questi geni, può essere che veda la presenza di alcune modificazioni. Sono quelle le modificazioni epigenetiche, quindi non mutazioni,
a livello della sequenza e della successione delle basi, ma delle modificazioni che sono rappresentate da quei piccoli pentagoni rossi. Quindi sono dei gruppi chimici che vanno ad associarsi a quelle regioni del DNA dove ci sono specifiche per determinati geni. Questi pentagoni fanno sì che quei geni, questo in particolar modo è una metilazione, è un gruppo CH3 che si va a legare ad una specifica base che è la C, e questo vuol dire, al di là di tutta la biologia molecolare che c'è dietro a questo discorso, vuol dire che un gene può essere silenziato, vuol dire che un gene non si comporta così come nel modo corretto in cui dovrebbe comportarsi. Questo chiaramente vuol dire che se il gene non si esprime, la proteina probabilmente non si esprime, o si esprime in un modo non corretto. E questo è chiaro che se va a colpire dei geni che sono deputati per alcune funzioni importanti, insomma, i risultati possono anche essere non proprio simpatici. Quella bellissima che hai disegnato tu non l'hai messa. No. Cioè, vabbè, no. Okay. Cioè, io non so più come farlo. Cioè, ha disegnato uno schema che c'è nel libro che secondo me è chiarissimo, perché dà ragione di quel pentagono che lei dice. Cioè, quel pentagono, quell'aggeggio che va a modificare, legandosi in maniera temporanea e reversibile a una citosina, a una proteina istonica del DNA, a un qualche cosa che altera, come ha ben spiegato Manuela Monti, il funzionamento di un gene. E quindi disregola una funzione, un tratto, una qualche attività del nostro corpo. Quello lì può essere il PM-10 che ho respirato, la diossina che ho mangiato, l'eccesso di zuccheri, la carenza, pensate a chi non ha da mangiare, la carenza di vitamina A, la carenza di triptofano, può essere il cortisolo che lei ha prodotto in eccesso perché io, capo stressante, tutti i giorni le chiedevo: ma dove sono i risultati, dove è finito, come mai i topi? E uno in un ambiente di lavoro di questo tipo produce una quantità di cortisolo che la metà basta. È per quello che mi sono estratta il DNA. Che non fa molto bene, perché va a legarsi, come se fosse quel pentagono lì, sulle sequenze telomeriche dei cromosomi, TTA 3G ripetuto migliaia e migliaia di volte, e sballa la replica dei cromosomi. Potete capire già questo cosa vuol dire. In termini epidemiologici, come giustamente ricordava nell'introduzione, questo ha una ricaduta pesantissima, perché significa ad esempio l'aumento di tutte le malattie non sessualmente trasmissibili, e cioè quelle per cui moriamo: cardiovascolare, respiratorio, diabete. Ci sono dati epidemiologici su questo, di coorti che non sono solo gli operai esposti a una sostanza, il fatto che ci siamo mangiati diossina a gogo continuamente, il PM-10, ma coorti anche che riguardano aspetti dell'ambiente inteso nel senso più ampio, cioè non solo gli xenobionti. Sì, ma quella, ma l'hai disegnata tu, è più chiara. Cioè, per far capire che il meccanismo è dall'ambiente, ma inteso nel senso più ampio anche, quanto è amato un bimbo, c'è lo stanti? Mm-hmm. O quello che respiri, alla fine finisce sempre a legare qualcosa sul DNA e a alterarne il normale funzionamento. Questo ha una ricaduta pesantissima nel senso poi di aspettativa di vita, incidenza di malattie e così via. Lo schema è bellissimo e fa il dettaglio di quello che a parole è difficile da raccontare sulla doppia elica. Io insisto, cioè siamo al 18 scarso. Prego. Ormai non è più sto capo. No. Volevo capire se queste sostanze, diciamo, brutali. Sì. Si vanno a instaurare sul DNA solo di alcuni organi o anche su DNA. Brava. Brava, bravissima, la domanda è molto importante. Dei gameti,
E certo, ma certo, è lì, adesso ci arriviamo, no? Ma se vuoi, no. Se vuoi accennarlo, iniziare. No, no, su tutte... No, senz'altro, no. No, ma la domanda è molto importante. Su tutte le cellule del nostro organismo, sistema nervoso, muscolare, cellule germinali, su tutte. Chiaro che sulle mie, sul mio soma, ne risento perché appunto ho il capo stressante, il cortisolo mi sballa i cromosomi, muoio 8 anni prima o cose del genere. Sulle cellule germinali è il discorso che diventa il sociale, che diventa biologico, perché lo trasmetto. Ma Manuela qui ha messo tutte le altre parti, adesso ci arriviamo. Però questo era uno schema che secondo me è molto bello, poi l'ha disegnato lei, c'è l'omino. Con posso dire, lei non l'ha portato perché è addestrata all'umiltà. Eccola lì. Bravo. Cioè, ma porca miseria, sa. No, perché poi se lo aggiungo mi dice che è ridondante, perché ce ne sono tanti altri che per cui non va sempre, quindi i miei livelli di cortisolo aumentano. No, come diceva lui, secondo me invece è molto più chiara questa, perché è con tutta una serie di cartoon e di disegnini colorati che, insomma, secondo me sono più carini, di quella che è l'ambiente inteso proprio con la A maiuscola, che può andare a indurre queste modificazioni epigenetiche, quindi qualunque cosa. E mi piace particolarmente perché hanno anche indicato medicina alternativa, su cui dovremmo spendere probabilmente 3 ore, però non le abbiamo, per cui esatto, quello di cui, esatto, gli esempi che faremo questa sera, dieta, perché abbiamo delle chicche che vi dobbiamo mostrare, su cui dobbiamo assolutamente riflettere, qualcosa su ambiente e ovviamente il discorso di diseguaglianze sociali che poi si riflettono in per ognuno di quelli. Sappiate che ora la facciamo breve, ma ci sono letteratura, ci sono tutte le corti, tirate fuori, e si va appunto da chi ha sofferto la fame all'epoca della punizione ad Amsterdam dei nazisti sull'intera popolazione, alle corti di lavoratori in particolari contesti. Per ciascuno di quelli c'è tutta la letteratura. E cosa importantissima, adesso verrà fuori, che cosa ti succede quando non sei qui in questa sala, ma sei in utero? Sì. Ok, non bisogna fare pubblicità, non si dovrebbe fare pubblicità, però insomma, in rete ovviamente si trovano informazioni a volte anche fatte bene, quindi non solo fake news e cose un po' strane, però la Nestlé, vabbè, tanto è scritto lì, quindi si legge, ha pubblicato questo opuscolo, è un PDF molto carino sul discorso di epigenetica, perché riporta le 3 generazioni e in particolar modo si sofferma su come la dieta, l'ambiente, il benessere psicofisico incidono su quello che è il nostro DNA, come dicevamo prima. Per quanto riguarda il discorso della dieta, questa è ridondante, alimentazione o troppo poco, lo sappiamo insomma tutti, ce lo dicono in ogni modo, che dobbiamo mangiare bene, che dobbiamo fare attività fisica, che se insomma siamo ligi vivremo più a lungo, ma soprattutto anche ma arriveremo a un'età avanzata in modo migliore rispetto a chi sicuramente è sedentario e mangia junk food dalla mattina alla sera. Però a fronte di queste cose, che di queste informazioni che conosciamo, è necessario leggere un attimo i numeri e soffermarsi sui numeri, che sono quelli che a noi fanno sempre un po' venire la pelle d'oca, perché a fronte dei 795 milioni di persone che soffrono la fame, che come ben sappiamo sono localizzati purtroppo principalmente in 2 aree ben precise del pianeta, ce ne sono 1,9 miliardi che sono in sovrappeso, con oltre 600 milioni di obesi. Questi sono dati dell'OMS, quindi non sono la fonte, sono fonte FAO, quindi sono aspetti che sono molto importanti, perché sia da un lato che dall'altro ciò che accade è l'insorgenza di stati di infiammazione, stati di immunodeficienza, che ovviamente in entrambi i casi portano ad una morte prematura, portano, quando vengono
trasmesse, modificazioni che inducono queste insorgenze di immunodeficienze e infiammazione, ovviamente anche ritardi nella crescita se consideriamo la trasmissione a livello dei bimbi, e poi vedremo degli esempi. Per iniziare a rispondere alla sua domanda, ci sono molte indicazioni, questo è solamente un esempio, su quelle che sono le modificazioni epigenetiche a carico delle cellule germinali, sia ociti, cellule uovo che spermatozoi. Laddove magari la dieta errata della mamma, il fatto che non ha abbastanza, non si nutre nel modo adeguato sia in un senso che nell'altro, quindi in caso di povertà o di sovrabbondanza, il fatto che la mamma non sia nel momento in cui porta in grembo il bimbo, quindi nel momento in cui questi due gameti si fondono per formare l'embrioncino, nel caso in cui la mamma non sia felice, nel caso in cui il padre, ci sono degli esempi, poi vi darò l'indicazione, abbia subito delle molestie da piccolo, tutti questi aspetti che rientrano in quell'ambiente con la A maiuscola che abbiamo parlato prima, sono quelli che inducono modificazioni a carico dei gameti che quindi vengono poi trasmessi a livello dell'embrione in utero e poi nel feto e poi nel bimbo che andrà a nascere. Addirittura ci sono degli esempi, questo l'ho messo perché mi sta simpatica questa cosa, quella là in alto è la prima immagine, è una sezione trasversale, quindi immaginate, insomma, tagliate il salame, ok, quella è una sezione trasversale di un ovario, ok, quindi tutti quei pallini sono i follicoli, all'interno dei quali i pallini più piccolini sono, queste sono tutte le cellule follicolari che compongono il follicolo, questa è la cellula uovo, durante i diversi stadi di maturazione. È stato visto che i follicoli più piccini, che sono i follicoli primordiali, sono gli ociti, hanno un diametro di 10 micron, quindi sono veramente minuscoli, sono quelli che possono, in cui si è visto che insomma, la madre, la signora, in base a una dieta non particolarmente, insomma, corretta, trasmette delle modificazioni alle sue cellule germinali e queste vanno a colpire direttamente questi follicoli piccolini. Vi ho messo l'immagine di Van Gogh perché c'è chi dice che Van Gogh si sia ispirato a questa immagine del signor De Graaf, che è il primo che ha insomma, studiato, che ha identificato un tipo di follicolo, ora non entriamo nel dettaglio, ma si pensa che Van Gogh si sia ispirato da questa immagine per dipingere la sua notte stellata. Ora voi mi direte, ok, ma tu hai bevuto questa sera, perché com'è possibile che Van Gogh si sia ispirato a un'immagine istologica di un ovario? In realtà, secondo me, non è proprio così sbagliato, perché c'è chi dice che la luna non sia altro che il follicolo più grande, quindi quello che contiene l'oocita, quello che nel momento in cui arriva lo stimolo ormonale viene ovulato, quelli che noi ovuliamo. E le stelle, quindi quelle più piccine, secondo alcuni non sono altro che i piccoli follicoli in via di maturazione, quindi quelle più piccine, queste qua, non sono altro che i follicolini che vi ho indicato con le frecce, che sono quelle che risentono di queste modificazioni epigenetiche nel caso in cui la dieta della signora, insomma, non sia particolarmente, o lo stato emotivo non siano particolarmente positivi. Ci sono tantissimi esempi, però anche qua bisognerebbe parlarne per 3 ore, quindi ora mi taccio e vado avanti, ma di arte applicata alla scienza e insomma di molte spiegazioni di quadri che si rifanno a trattati anatomici, sono aspetti secondo me interessantissimi. Sì, di epigenetica, no? Di epigenetica c'è moltissimo sulle coorti di obesità. E quindi, cioè, donne obese trasmettono ai figli un rischio cardiovascolare notevole e quindi c'è una riduzione dell'aspettativa di vita, trasmettono diabete, trasmettono una serie di suscettibilità particolari a patologie. Quindi capite il discorso sociale quanto entri, e questo è valido anche per i maschi, cosa che ha colpito molto perché c'era molto sulla linea femminile, come potete immaginare, ma che i maschi anche avessero di queste
problematiche di subfertilità e sterilità addirittura, e tutto questo per generazioni, cioè quindi dipende in che termini addirittura sei passato da cellula germinale, embrione, feto in utero di tua madre e quello che succede dopo. Quindi la trasmissione è in tante finestre temporali e ci sono tutte le coorti molto chiare. Accennavo, poi non sì, dico sì, più, sì. Ma pensate ad esempio, che ne so, il trattato, quando si diceva nell'introduzione che è tutto bio, Stati Uniti, Canada, Messico firmano il trattato di libero scambio delle merci avanti Andrè. E il Messico si è trovato, organizzato ora e detto dall'OMS, pandemia di obesità in età scolare, perché fuori dalle scuole si sono trovati il territorio McDonaldizzato con le merendine e con le bibite. Questo. Qui da noi è particolarmente sentito in campagna, in età prescolare. Pensate all'obesità in Cina, cioè stiamo parlando di un qualcosa come di circa un 200 milioni di obesi in Cina. E qui è molto interessante il discorso che faceva Manuela di andare a vedere le aree geografiche. È facilmente spiegabile in base all'epigenetica. Non avete obesità in Africa. Non avete obesità per un semplicissimo motivo, perché l'Africa ancora stenta ad arrivare al livello occidentale e quindi l'accesso alle risorse trofiche è estremamente limitato. I cinesi ormai da 20 anni hanno una società, chiamiamola ok, per il quale sono arrivati ad avere accesso al cibo in quantità desiderata e illimitata. Ma quella generazione viene da genitori che non avevano un accesso simile al cibo. E quindi tutti i geni che regolavano il metabolismo, è zio Charles Darwin che parla, erano regolati, selezionati, per ritrovarsi una volta fuori dalla pancia della mamma con scarso cibo. Se sei imprintato quei segni che Manuela metteva sulla sequenza della doppia elica e i tuoi geni sono selezionati per adattarti a un ambiente con scarso cibo e ti ritrovi all'improvviso una società occidentale con Huawei, cibo, eccetera, pum! Questo si chiama thrifty hypothesis, che è un dato di fatto, ci sono tutte le coorti, tant'è che ci si attende nel giro di un 30-40 anni, non di più, obesità in Africa. Perché se i nostri nipoti ragionevolmente faranno il badante di un ricco cinese, i figli di questi nipoti, no, guardate, viene da ridere, ma questi sono, sto parlando di dati, c'è letteratura, i figli di questi nostri nipoti faranno il badante di un ricco africano, perché attualmente è chiaro che la potenza egemone è la Cina, non è più gli Stati Uniti, l'Europa, finita la Seconda Guerra Mondiale, non lo è più stata, ma la rivalità ora non è più come è successo prima tra le due sponde dell'Atlantico, è tra le due sponde del Pacifico e gli Stati Uniti stanno arrancando molto. Pensate solo al coronavirus, chi è che l'ha sequenziato? Voi direte, ce l'hanno avuto i cinesi, l'hanno sequenziato loro, ma l'avrebbero sequenziato loro anche se fosse saltato fuori da un'altra parte sul pianeta Terra, perché la sequenza e la capacità di calcolo che hanno a livello cinese non ce l'ha nessuno, né gli europei, né gli Stati Uniti, né il Giappone. Questo deve essere chiaro. Ora, queste sono, se andate sui siti dell'ONU, della FAO, eccetera, questi sono tutti dati che ci sono e che cercano anche, chiaro, l'OMS deve andarci intorno a spiegare come gestisco 200 milioni di obesi in Cina o i prossimi che arriveranno in Africa. Però è epigenetica, è dovuto a questo. Cioè, quel DNA, quei genomi erano imprintati e selezionati per essere adattati a trovare scarso cibo fuori dalla pancia della mamma. Che non è il caso se di chi va a... Io poi ho una domanda, ma la faccio dopo. Sì.
insomma, in queste catene, visto che diceva la McDonaldizzazione del territorio, insomma non c'è solo McDonald's, ma ci sono anche queste catene che vi vendono il quadruplo bypass, il panino con quattro fettine di carne, eccetera, eccetera. Ma hanno studiato, cioè hanno ragione. No, certo, però immaginatevi sia cellule germinali, ociti e spermatozoi come sono felici di avere tutto questo colesterolo e tutto questo sale, ma immaginatevi insomma come le cellule ringraziano di un'alimentazione di questo tipo. Quindi insomma, se siamo ciò che mangiamo, allora mangiamo delle cose buone. Per quanto riguarda tutto, ci sono tantissimi studi, poi su questi andiamo magari un pochino più veloci, ci sono domande, poi dai, è meglio se interagiamo, sì, sì. Insomma, su quello che è il discorso emotivo. E quindi io ho detto dello stress e quindi dell'ormone che io produco, il cortisolo, se lui insiste a chiedermi i risultati degli esperimenti, eccetera eccetera. Lo dico perché al di là degli esperimenti che sono stati fatti sul modello animale, ma una scienziata che è Elizabeth Blackburn ha pubblicato dei lavori molto belli su quelli che sono le modificazioni epigenetiche misurate come livelli di cortisolo, glucocorticoidi, quindi ormone, in poche parole, dello stress che viene prodotto in condizioni lavorative particolarmente stressanti. Ora, non la mia, ovviamente ho esagerato, però insomma immaginatevi quello che può accadere in determinate appunto situazioni. Molto belli sono gli esperimenti sugli animali, in cui si vede come se non vieni curato se il cucciolo non viene incurato dalla mamma, tenderà a riproporre lo stesso comportamento con i suoi cuccioli. Ma se il cucciolo che non viene curato durante le prime settimane di vita viene messo con una mamma che invece si prende cura, allora resetta le informazioni che ha ricevuto e lui stesso sarà un cucciolino che a sua volta si prenderà cura della sua progenie e viceversa. C'è tutto un ragionamento da fare, se avete piacere, sulla genitorialità. Soprattutto sulla genitorialità uniparentale, anche se ancora ci attardiamo a discutere della genitorialità omoparentale. Il discorso su spermatozoi, esatto, impressionante. È impressionante perché questo studio che è stato pubblicato nel 2018 dimostra come uomini che sono stati abusati sessualmente da ragazzini abbiano trasmesso modificazioni a carico del DNA alla loro progenie. Quindi come i traumi subiti da una condizione di questo tipo siano quelli che vengono poi trasmessi ai tuoi figli. Questo vuol dire che i figli di questi signori hanno mostrato tutta una serie di problemi cardiovascolari, eccetera eccetera, dovuti non alla loro situazione ma a quella vissuta dai genitori. Quindi questa trasmissione di ciò che ereditiamo dai nostri genitori che è impressionante, così come questo è appena uscito, proprio l'ho visto oggi su questa rivista, quindi è un articolo nuovissimo che dimostra come le mamme che vengono esposte ai parabeni per chi usa, non so, del trucco, è quello che compone, si trova principalmente nel trucco, anche in alcuni tipi di cibi, e si è visto come un'esposizione prolungata a queste sostanze comporti, abbia indotto delle modificazioni, sì, sono dappertutto, lo vedete, childhood overweight, quindi anche in questo caso problemi fondamentalmente cardiocircolatori, vascolari, eccetera eccetera, alle generazioni, quindi al povero bimbo che nasce, che non si trucca e che non, insomma, ha una vita ben diversa da quella dei suoi genitori. Quindi insomma sono tutti aspetti tremendi, così come tremendo ma molto molto informativo è un atlante delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione, che è stato pubblicato nel 2019
Un anno fa, gennaio-febbraio, è fatto molto bene, lo si può scaricare, è gratuito, è stato pubblicato dall'Associazione Italiana di Epidemiologia. L'Italia è divisa nelle tre parti, nord, centro, sud. In ciascuna regione ci sono poi indicazioni anche sulle singole città e su quelli che sono i fattori per i quali grafici, alla fine... E disegni, scaricatelo, non vi annoiate, non c'è da leggere. E sono appunto, leggiamo quelle che è purtroppo la possibilità, quelle che sono le malattie più frequenti. Sì, che di 4-5 anni di differenza. Esatto, la cosa agghiacciante è che se io ora ho riportato dati per un particolare tipo di studio per la nostra regione, per la parte nord-ovest, ma se guardate le aspettative di vita e le paragonate soprattutto alle regioni del sud, ci sono delle differenze molto alte, nel senso che l'aspettativa di vita per una persona che vive nelle regioni del sud è molto più... insomma, muoiono prima, ecco. Voi dite nonostante... una cosa nel libro che è interessante, a un certo momento, non parlando però dell'Italia ma di altre regioni depresse del mondo, che le donne, le ragazze in certe aree hanno statisticamente più possibilità di morire di parto che di completare gli studi o qualcosa. No, sì, sì, assolutamente sì, sì. No, ma sono aspetti... Adesso arriviamo subito, ci ricolleghiamo anche a uno di questi, che è lo Stanti. Vabbè, immaginatevi quello che ci respiriamo. Insomma, i dati su Milano sono chiari. Immaginatevi Pavia, che insomma, siamo messi peggio. E quindi, insomma, a me lei sta tanto simpatica. Io non so perché se la prendono tutti con questa ragazza che comunque ha un coraggio da leoni, perché uscire allo scoperto e dire a tutti ok, aprite gli occhi perché così non si può andare avanti, insomma, secondo me non è da tutti. Io ho una passione per lo spazio, quindi scusatemi, ma questa la devo dire. Per quanto per dare un'idea dell'ambiente, che dicevamo come può modificare l'ambiente, ma con la A maiuscola, un esempio bellissimo è quello di questi due astronauti, fratelli gemelli omozigoti, cloni naturali, ok? Sono identici. Uno è stato mandato sulla stazione spaziale, l'altro è rimasto sulla Terra e per tutto il periodo in cui sono rimasti separati gli sono state fatte molte misurazioni corporee a entrambi per vedere se i diversi ambienti, ma appunto di nuovo intendetelo in un senso molto ampio, perché insomma stare lassù in un'assenza di gravità e immagino anche con un certo livello di stress, perché deve essere meraviglioso, se rinasco io farò l'astronauta, però immagino anche che insomma sia un po' difficile, ecco, e hanno misurato proprio come i diversi ambienti modificavano epigeneticamente il DNA di questi due fratelli omozigoti e di come, per il fatto che non è Darwin alla fine, che non è Lamarck, non è che una volta che acquisisci questa modificazione epigenetica te la tieni e sei fregato per sempre, no, è assolutamente reversibile. Hanno dimostrato come con il passare del tempo anche l'astronauta è rientrato sulla Terra, poi abbia avuto dei valori assolutamente paragonabili a quelli del fratello. Qual è stato mandato nello spazio? Quello più grassotto, mi sa. Penso di sì, non so, ecco, no, su questo non sono preparato, non lo so, non me lo ricordo, questo non me lo ricordo, però lo verifico per la prossima volta. Non mi ricordo chi, no, non lo so, direi che... il più piccolino, perché sì, in genere, sì, insomma, sì, perdi anche, sì. Sì, esatto, quindi una situazione un pochino più stressante. No, questa è l'altra parte, poi davvero concludiamo e lascio la parola a lui, che è un altro aspetto che la fondazione di Bill e Melinda Gates di cui si stanno occupando è lo stunting, che dall'inglese non vuol dire solo nascere e rimanere piccolino d'altezza, di statura, non crescere, ma vuol dire che durante i primi giorni della mille giorni
giorni della tua vita. Se tu non ricevi le cure parentali che tutti noi abbiamo ricevuto, questo vuol dire che tutto ciò che di epigenetico tu conservi nel tuo DNA ti fa non solo rimanere piccolino, ma ti fa avere tutta una serie di problemi, di immunodeficienze, problemi che abbiamo detto prima, problemi cardiovascolari fondamentalmente, difficoltà in alcuni casi più estremi a raggiungere l'età dell'adolescenza. E questi sono aspetti che potrebbero essere tranquillamente eliminati se alle mamme venisse data l'adeguata informazione su come prendersi cura dei loro neonati, dei loro piccolini. E come prima, purtroppo, sono il nuovo dato del 2019 che sono 149 milioni di bambini nel mondo a soffrire di stunting e ovviamente sempre nelle stesse regioni che abbiamo visto anche prima, quindi fondamentalmente Africa e in alcune regioni dell'Asia. E sono appunto problematiche che potrebbero essere bypassate, lo vedete, support breastfeeding, quindi se venisse insegnato a loro di come prendersi cura alle mamme, ai genitori di se stessi per poi riuscire a prendersi cura adeguatamente dei piccoli. L'ultimo esempio, poi giuro non parlo più, sempre per il discorso dell'ambiente, è un libro che io di cui faccio sempre pubblicità, anche se non è mai non è stato tradotto in italiano, si intitola The Other Westmore, l'altro Westmore, è la storia di questi due signori con lo stesso nome, uno che il signore a sinistra con la giacca che ha avuto l'opportunità di studiare, di andare al college, addirittura di lavorare al congresso. L'altro signore con lo stesso nome non ha avuto le stesse possibilità, quindi un ambiente di nuovo con la A maiuscola completamente diverso, e alla fine per vivere vendeva droga nella strada. È ambientato a Baltimora, dove questi due signori vivono, ed è proprio la storia come un nome e due strade diverse a seconda proprio delle di ciò che ti viene dato, esatto, da quelli, e ci si ricollega a quello che abbiamo detto prima, no? Come arrivi su questo pianeta che è per sorte e insomma, immagino, io ho vissuto a Baltimora, quindi so com'è vivere nel ghetto dove immagino, non so perché, per carità, no, però come può essere difficile la vita e come puoi non avere alcuna possibilità per riprenderti se nasci nella parte povera e sbagliata del quartiere. Sì? No, no, sono proprio il signore, quello con la giacca, che un giorno si è detto: ma chissà se c'è un altro Westmore in Baltimore. E ha cercato e ha visto che c'era un altro Westmore, e la storia appunto è la descrizione della loro vita diversa, quindi delle opportunità diverse che sembrano anche abbastanza coetanei. Sì, 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 sì. E la cosa particolare è che vivevano nella stessa area. Baltimora è una città molto, molto strana, perché veramente da un lato all'altro della strada puoi vivere nel ghetto o vivi nella serie di case residenziali. Io vivevo in una via come questa qua, vivevo nella parte delle case, insomma, messe bene, ma di fronte c'erano le case di chi viveva male, e avevamo sempre gli elicotteri della polizia perché quelli come l'altro Westmore stavano agli angoli delle strade a vendere droga e insomma a compiere atti insomma un po' criminali, diciamo così. Però è una storia interessantissima che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto noi e che è importante, perché fa riflettere sul discorso appunto delle disuguaglianze. Se non hai possibilità, non hai la possibilità di andare a lavorare al congresso e non riesci ad avere gli strumenti per cercare insomma di risollevarti. Quindi io sì, cioè questi dati
per chiudere, così se avete piacere vado di domande. Avanti, intanto mi dici tu. No, chi c'è ancora? Io chiudevo. Sono le immagini su queste qua dei... No, vabbè, puoi farle scorrere, sì, sì. Cioè, è chiaro che questi dati hanno una doppia valenza, no? Cioè, da un lato c'è una considerazione, come veniva ricordato prima, etica, morale, cioè uno deve chiedersi, cioè non è possibile, siamo qui sul pianeta e ci sono situazioni del genere. Poi c'è un aspetto pragmatico molto concreto, perché che ci sia un sistema sanitario universalistico o meno, cioè tutti questi dati portano a dire che, attenzione signori, c'è un carico sociale non da poco, perché poi è necessario andare intorno a curare quello che questi aspetti epigenetici alterano nella condizione fisiologica dello stare bene. Non li curi, c'è conflittualità sociale. Pensate al tentativo di Obama di fare un sistema che non lasciasse fuori 58 milioni di persone, proprio senza niente di niente. Cioè ci sono aspetti quindi, sì, filosofico, etico, morali, che dovrebbero interrogare ciascuno di noi, ma anche pragmatici, molto concreti. L'introduzione all'Atlante è scritta da Sir Marmot, che insieme a Paolo Vineis all'Imperial College sono i due epigenomici sociali più accreditati, insomma, sono quelli che hanno fatto la gran parte del lavoro. C'è poi tutto un altro aspetto di dati estremamente importanti, ad esempio qui insomma c'è letteratura, sappiamo da dove nasce tutta questa situazione, cioè qual è la transizione appunto da cacciatori che in termini di solidarietà sono estremamente generosi e praticano una cultura del dono, perché devono aiutarsi, al momento in cui si passa all'agricoltore, al sapiens, che inizia ad accumulare, perché inevitabilmente l'agricoltura porta a accumulare delle risorse, chi controlla queste, da qui la nascita di tutto quello che può essere religioni, miti, eccetera, ma è l'instaurarsi del momento della disuguaglianza, cioè lo sappiamo benissimo, è in un paesino in Palestina, vicino ad Haifa, io insisto a ritenere la condizione palestinese una delle ingiustizie più incredibili ed è la madre di tutte, cioè non, abbiamo lottato contro il Sudafrica e adesso facciamo finta, in Pavia in 7 abbiamo firmato per il boicottaggio, in 7, cioè una vergogna questo paese, non puoi alzare il dito e dire che è una società di un certo tipo perché no, antisemita, va bene. Questi dati sono importanti, sono quelli che ci hanno portato all'ultima proposta, e cioè a quella di dire ma dobbiamo ritrovare di fronte a questa barbarie e volgarità imperante la cultura del dono, cioè capire che essere generosi è vincente, cioè lo dice la biologia, lo dice Darwin, lo dice l'evoluzione. In prima battuta puoi essere fregato se sei generoso, ma evolutivamente il sacar payoff, la paga del babbeo, la prende quello che ti ha fregato. Cioè questo è chiarissimo, lo dimostra Sapiens contro Neanderthal. Cioè dobbiamo ritrovare la cultura del dono, la generosità. Ed è visitando, mi fa piacere che ahimè, però c'era, ci hanno chiamato... Ah, prima Moretti. Ci hanno chiamato alla Ferrero. E arriviamo alla Ferrero, la signora è una degli 8 paperoni di cui parlavamo prima, per cui eravamo un po' e invece cioè veramente la vita è fantasiosa, abbiamo scoperto un mondo incredibile di quell'attenzione alla Olivetti nei confronti, cioè l'impresa mercantile che capisce quanto è necessario riconoscere lo statuto etico e morale del lavoratore. Caso unico però. Assolutamente unico, siamo rimasti a bocca aperta perché siamo entrati e l'età media era intorno agli 80-85 e io dico no, non è possibile. Ma è incredibile, cioè al di là di tutti i benefit dei vari lavoratori, ma delle cose che a raccontarle dice il paese di Bengodi, ma anche per i parenti, ma ciascuno di loro quando va in pensione non se ne va via, ma resta lì
e lavora per gli altri che sono andati in pensione. Se prima faceva l'amministrativo, adesso fa il 740 per i suoi colleghi pensionati. Se prima faceva il medico, dentro ci sono 10 palestre, è lì che fa fare la palestra agli altri. Se prima faceva il... Infatti è venuto a prenderci con una macchina blu un signore che avrà avuto 80 anni e io dico, oh, caspita. No, poi abbiamo... però poi ne aveva di più, quindi in questo caso epigenetica in senso positivo, perché il signore dice, ma secondo voi quanti anni ho? E noi forse, non so, gli abbiamo detto 70, 75, in realtà ne aveva, no, non dico 10 di più, ma quasi, veramente epigenetica positiva, perché diceva, no, io sono felicissimo perché ognuno di noi aiuta gli altri e quindi siamo in questa comunità. Dicevamo, no, la felicità e l'infelicità. Assolutamente. Sì. E lì ci è venuta l'idea di dire, ma perché stante la variazione delle strutture demografiche, c'è molto bello se andate sia sull'Istat sia sull'ONU, cioè diventiamo nelle società occidentali sempre più longevi. Guardate che il trisnonno campava all'età media, era 38 anni, cioè da non credere. E però cosa succede? Che quando hai finito, che fai? C'è tutta una carenza a livello sociale importante. Dove metti il vecchietto? E se ciascuno di noi, per la propria competenza, certo, deve essere tutto strutturato, ma il modello Ferrero ci aveva colpito per quello, si dedica agli altri, cioè fa l'assistente per aiutare una persona che è più fragile ad essere indipendente. Se pensate oggi che cosa non c'è per il discorso di chi non ha modo di essere accudito, ma negli ospizi, insomma, queste cose, potrebbe essere una bella idea basata su questi dati di genetica, di genetica, cioè questo è Darwin. Questo è l'assistente di vita indipendente, sì, di cui accennavo. Sì, cioè, ma è basato sulla riflessione che deve venire conoscendo quel minimo di DNA, quel minimo di biologia, di scienze della vita che tutti devono avere. E se questi sono i dati, e qui bisogna chiamare in causa i filosofi, gli economisti, tutti quanti, perché ciascuno con la loro competenza, ma partire dal dato che il biologo mette sul tavolo, quello che si diceva prima. Cioè non è possibile, cioè va bene tutto, ma la terra è piatta, va bene, cioè, però cioè, dobbiamo discutere anche di questo, no? E soprattutto dobbiamo dire grazie alle iniziative tipo questa, perché di fatto, aveva già detto Stefano Rodotà, cioè ci sono nuovi diritti, cioè oggi è un diritto che ciascuno di noi dovrebbe esprimere di avere un minimo di queste conoscenze, cioè un diritto alla scienza, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Chiaro, c'è anche un dovere poi, di comportarsi in un certo modo. E sì, questo è quello che abbiamo fatto con la Fondazione Umberto Veronesi, e poi questo invece è un bellissimo, non mi ricordo più in che paesino. Evora, in Portogallo. In Portogallo. Cioè qui il problema è cultura, sì. Però insomma il dato è inoppugnabile. Chi ha piacere, qui siamo stati omaggiati di una bibliografia poderosa, non ne abbiamo altrettanta, però se avete poi piacere o domande specifiche o volete del materiale, ve lo spediamo. Grazie per l'invito. Giusto appunto, se ci sono domande. Dai, volentieri. Già. Allora, una, due. Siccome siamo in diretta streaming su YouTube, eccetera, è meglio che si chiarisca. Ah, certo, Urca, non ce l'avevamo ricordati. Se ho ben capito, ce ne sono due, vero? Sì, io poi volevo fare una chiosa alla domanda della signora. Prego. Sì, no, adesso... Ho
forse faccio delle domande sì un po' collaterali rispetto all'argomento principale, ma siccome è risaltata fuori quella storia della proposta della modifica dell'articolo terzo della Costituzione, mi chiedevo, ma perché per voi è così importante? Voglio dire, l'articolo è inteso a eliminare le discriminazioni, cioè tutti sono uguali davanti alla legge a prescindere dal sesso, lingua, eccetera. Certo, sesso, lingua, eccetera, esistono, uno può dire la razza invece non esiste, però certo esistono i razzisti, per cui in qualche maniera l'articolo ci sta dicendo c'è gente che discrimina in base alla razza, poi uno certo può dire scientificamente la razza non esiste, però l'articolo mi pare abbia le migliori intenzioni, diciamo. Poi non so se posso chiedere altre due cose riguardo sempre la razza. Se posso essere flash, è verissimo, ma la nostra Costituzione in tutti gli articoli è bellissima ed è contro le discriminazioni. Il problema è che la lingua crea senso. Noi ci siamo sentiti dire, ma c'è scritto nell'articolo 3 che ci sono le razze. I francesi sono già andati avanti e credo abbiano già fatto un bel po' di questo lavoro. Per cui la nostra proposta era, sì, lo sappiamo che era messo per contrastare la discriminazione, ma ci sono tutti gli altri articoli che davvero è magnifica la nostra Costituzione. Se lo lasci, crei senso. È per quello che siamo andati alla Crusca, ma alla Crusca hanno insistito su questa posizione. No, gli altri due dubbi che mi venivano erano all'inizio, sempre parlando della razza, mi è parso di intendere, poi io sono assolutamente ignorante sull'argomento, ma mi è parso di intendere che la definitiva confutazione dell'esistenza di razze umane differenti sia correlata al sequenziamento del genoma, eccetera. Perché si parla sempre invece di quell'articolo del 72 di Lewontin, quello non è stato sufficiente, diciamo, è stato arricchito da scoperte successive? Assolutamente sì. Se qui in quest'aula prendiamo a caso uno di noi e ne facciamo la sequenza per vedere la variabilità qui tra di noi, è maggiore qui dentro, tra di noi, se ci facessimo tutti il DNA, che prendere uno di noi a caso e confrontarlo con una qualunque aula di questo tipo che volete sul pianeta. Fine. Ci sono molte fake invece, perché poi c'è stato poi Watson che è andato, insomma, un aspetto molto singolare, che ha insistito invece sul concetto di razza, sul quoziente intellettivo, ma il dato è, non c'è modo di categorizzare gli umani sul pianeta Terra utilizzando delle sequenze di DNA. Se dalla sequenza di DNA deriva tutto ciò che è il nostro essere fenotipo, interessante il discorso delle fenocopie, ma non abbiamo tempo. Questa è la risposta. No, ultimissimissima cosa, cioè ovviamente adesso c'è questo dato di fatto che appunto se prendiamo delle persone a caso, come abbiamo detto, la variabilità, quindi c'è assolutamente, non c'è da discutere sul fatto che sul piano scientifico non abbia senso parlare di razze diverse, però voglio dire, è un dato, come dire, empirico, come si può dire, insomma, che si è voglio dire, non c'è nulla di contraddittorio a pensare che ad esempio in passato ci possano essere state razze diverse, anzi addirittura parliamo di specie umane diverse, ad esempio il Denisova e il Neanderthal erano addirittura, cioè se oggi avessimo qui un Neanderthal non solo sarebbe una razza diversa, addirittura una specie diversa, questo non vuol dire che lo discrimineremo o l'avremo mandato nei campi di concentramento, però voglio dire, sarebbe stato quello effettivamente molto diverso da noi, benché umano in qualche maniera. Non c'è dubbio, ma come diceva giustamente Manuela Monti, guardando il perro, il discorso è proprio lì, cioè quando si parla di razze si intende all'interno di una specie. Lì abbiamo avuto tempo noi di selezionarle e di farle, ma nell'ambito umano, come è stato ricordato, proprio non c'è stato il tempo, perché, ripeto, se 5.000 anni fa in Danimarca eravamo a Mogadiscio, io avevo... tentativi di eugenetica da parte dei nazisti. Poi qui volendo potremmo parlarne fino al prossimo San Valentino. A Mogadiscio io avevo due studenti che erano albini, punto a capo. Cioè, spiegare in che termini i melanociti vengono prodotti, eccetera, cioè se solo avete piacere si può fare e si può spiegare, ma la plica mongolica, questo, quell'altro, tutta l'antropometria, non c'è stato verso. Ci sono degli aspetti bellissimi, ha fatto vedere, ha mostrato
quel pezzo della lettura del Corriere della Sera e c'era in piccolo il Virchow, se non ricordo male, sì. Perché il Kaiser lo manda nelle miniere in Slesia e dice: ma lì crepano tutti, come facciamo? Io ho bisogno che i minatori lavorino, eccetera. Virchow va e ne torna e dice: sì, ma ci credo che muoiono, non ha niente da mangiare, turni di lavoro massacranti, cioè una roba del genere non è fattibile. Virchow non prenderà il Nobel perché il Kaiser, incavolato nero, lo sfida addirittura a duello, perché Virchow lo dice aperti, cioè lo dice a tutti: guardate che lì è un problema, è il papà già di queste dati che poi emergeranno come l'epigenetica. Ma adesso mi viene in mente una cosa, però voglio dire, il Neanderthal noi lo chiamiamo uomo, perché il Neanderthal è comunque un uomo? Perché voglio dire, qual è il criterio per stabilire se uno appartiene al genere umano in senso scientifico? Sacrosanta la domanda, posso io? Perché il titolare del corso ero io, quindi non è questione di... E i livelli di cortisolo. No, momento, lei insegna biologia delle cellule staminali. Eccoli qua tutti insieme. Lei, cioè, il suo campo è biologia delle cellule staminali. Qui sono esperto io. Stiamo parlando di genere. E quindi è genere homo, specie, eccetera, eccetera. Però la domanda è fantastica, perché viene spontaneo di dire: va bene, ma quali sono le categorie che tu utilizzi per stabilire una specie, un genere, eccetera? E qui è molto interessante, bisogna chiamare in causa i filosofi, è tutto molto empirico, cioè definire specie di fatto non siamo molto bravi, è un aspetto che lascia il tempo che trova poi di fronte, perché una volta era, va bene, se non c'è riproduzione fertile, beh, ma oggi ci sono una quantità di dati che puoi superare questa barriera ampiamente. Col Neanderthal poi ci siamo incrociati. Secondo me qualche Neanderthal c'è ancora in giro tra noi, però. Questo non si può dire. Però la domanda è importantissima, perché va al cuore di quella che è l'epistemologia genetica. Cioè, giustamente tu chiedi, ma quali sono i criteri, eccetera. Poi con il fatto di passare alla biologia molecolare c'è stato un buon aiuto e si è cercato di trovare delle sequenze, diciamo, che potessero indicare in maniera specifica. Ed è un po' quello che fanno oggi chi fa della tassonomia nell'ambito della devastazione del pianeta sul fatto che stiamo eliminando più specie, definite per come riusciamo, rispetto a quante ne riusciamo a descrivere addirittura, perché poi qui c'è tutto un problema del passaggio della descrizione del vivente alla sintesi del vivente che oggi i biologi sanno fare. Però è una domanda importantissima, probabilmente sarebbe bello se la Casa della Cultura organizzasse un ciclo per discutere di quell'aspetto. Sì. Diciamo che siamo tutti eucarioti. Sì, sì, no, abbiamo scritto anche molto di questo, di archea, perché sì, noi qui adesso l'introduzione ha detto giustamente che siamo tutti atei e ci manca altro, ma però magari c'è una spiritualità profondissima nel dato biologico. Ecco, questo varrebbe la pena, cioè quei 20-25 mila geni dai protozoi a noi sono sempre quelli, lo so che poi escono dei modelli un po' ripugnanti, lo so, c'è la lista, però guardate che c'è una spiritualità incredibile nel fatto che sono sempre quei 20-25 mila geni che fanno una medusa e fanno noi come lettere di un esattamente, dipende come sono regolate nel tempo e nello spazio. E qui bisognerebbe avere qui Sini, è un grande bigiatore, cioè, perché qui bisognerebbe indagare bene la filosofia con Heidegger, cioè con il concetto di Gestalt che usa Heidegger, perché oggi, cioè lui va e si spaventa molto a Lindau nel 59, quando uno dei nostri colleghi Nobel dice: beh, adesso basta, abbiamo scherzato, adesso mettiamoci, utilizzando la chimica, a sintetizzare il vivente. E lui dice: oh no, ma qui è un attacco
all'uomo, fa tutto un discorso bellissimo che poi sarà frainteso di Heidegger contro la tecnica. In realtà lui poi alla fine, quando si discute bene, e in questa, su questo tavolo l'ha detto molto bene il Massimo Cacciari, lui non è per niente contro la tecnica, e spiega, ma anche perché per lui la tecnica era una tenaglia e poche cose. Però ecco, è molto bello questo fatto che il vivente è quei 20-25 mila geni, che poi dipende come sono regolati, espressi nel tempo e nello spazio, le infinite forme a cui danno origine, e il fatto che oggi nelle nostre mani c'è la capacità di sintetizzarlo. Cioè, questo è, ci vorrebbe un seminario. C'era un'altra, sì. Sì, però qui quando mi date il microfono ha parlato sempre lei. Vediamo. Sì, professore, la prego di non monopolizzare la risposta, perché voglio anche il parere di Manuel. Allora, abbiamo detto che questo è il secolo delle scienze della vita. Si può ipotizzare che con le scoperte fatte in questo secolo, il prossimo secolo sia invece il secolo dell'immortalità, oppure l'uomo dovrà sempre fare i conti con la propria finitezza e con la propria morte? Ma poi è auspicabile, secondo voi, che ci sia l'immortalità per l'uomo, al di là del sovraffollamento del pianeta, perché se nessuno muore più vorrei vedere proprio come si fa, e poi anche come specie è stata quella più invasiva, e al di là di questo, ma se si riuscisse, se la posta in gioco fosse quella di renderlo immortale o pieno di salute, eccetera, eccetera, e la genetica dovrebbe essere aperta, cioè dovrebbero essere consentiti esperimenti sulla specie umana con l'editing genetico, cosa che finora non è ancora fatta, c'è soltanto un fetentone in Cina che ci ha provato, insomma. Il dottor Xi. Che ne dite voi? Lei è la titolare del corso di biologia delle cellule staminali, quindi di immortalità parla Manuela. No, allora io le dico che c'è un ricercatore, uno scienziato, un po' bizzarro, che si chiama Aubrey de Grey, si definisce biogerontologo. Lui è convinto, ma veramente convinto, che un giorno arriveremo, ovviamente non domani, non tra 50 anni, non tra 100, ma prima o poi ci arriveremo, ad essere immortali. Perché lui dice questa cosa? Lui ha messo in piedi, in realtà dal punto di vista scientifico non sta dicendo un'idiozia, adesso vi spiego perché, ok? Adesso spiego perché ho detto questa cosa. Lui ha fondato questo centro di ricerca, il cui acronimo è SENS, è negli Stati Uniti. Provano milioni di dollari. Certo, sì, sono ricchi, sono veramente ricchi, sì. Lui dice che Redi dice che è un buffone, siamo registrati, quindi ecco appunto. No, ma perché io dico che sotto non ha tutti i torti, perché lui sta investendo tantissimo in ricerca di base, che secondo me, insomma, forse perché io faccio ricerca di base, quindi mi sento molto colpita, ma quello che lui vuole arrivare a capire è l'insorgenza delle patologie, di determinate patologie, come determinate patologie possano essere fermate, per cercare di capire quali sono i meccanismi cellulari e molecolari alla base di queste patologie, che è un po' quello che stiamo facendo oggi quando sentite, non so, le varie notizie. È stato scoperto il che sono poi si rivelano essere fake news, perché dicono abbiamo scoperto come combattere il cancro con, non so, la cellula staminale piuttosto che un'altra cosa. No, non è vero, sono meccanismi che vengono identificati ad oggi nel modello animale, che certo gettano le basi poi per quelle che possono essere conoscenze per la nostra specie. Quindi il motivo per cui dicevo che io lo seguo con attenzione è proprio per questo motivo, perché investe tantissimo sui meccanismi molecolari, cellulari di base di insorgenza di patologie, perché è convinto che nel momento in cui arriveremo, e prima o poi ci si arriverà a capire che cosa è alla base dell'insorgenza del cancro, di cosa ci fa venire l'attacco di cuore, di cosa, insomma,
tutto quello che riusciamo a controllare ad oggi, ecco. Dunque, e lui è convinto di questa cosa, lui sta molto investendo in lui questo. Lui è convinto e riceve una quantità di miliardate, che la metà basta, da tutte le grandi... Sì, ma di tutte le grandi company, perché oggi se fai aging e neuroscience ricevi finanziamenti, ma da chi li sta ricevendo? Google, Apple, Amazon, eBay, eccetera, perché ormai il business è sui nostri dati personali, questo non, ora non ho tempo. Però è fatto in termini, secondo me, che a me non piacciono, cioè non, a mio giudizio... Ok, non... allora un esempio che sicuramente ti convince, che non implica... No, al di là, sì, c'è anche un altro nostro collega, però capisco... No, se vuoi finire, finisci. No, poi... è per dire che invece la cosa interessante non è tanto l'immortalità, sulla quale varrebbe la pena di discutere, perché... Poi c'è chi chiede, professore, mi può clonare, e manda il materiale, ma è offusca, diciamo, questo discorso che andrebbe fatto a livello filosofico, offusca invece l'opportunità oggi di fare quello che viene definito editing del genoma, perché grazie a due stupende colleghe, Jennifer Doudna e Manuel Charpentier, hanno trovato il sistema col quale i batteri si difendono dall'attacco dei virus batteriofagi, che si chiama CRISPR-Cas9. Se avete visto un bellissimo film, Human Nature, se non l'avete visto cercatelo, bellissimo, c'è un pezzo in cui Putin dice cosa ne farà, che è altro che il dottor Xi, meraviglioso. E bisognerebbe discutere di questo, cioè siccome oggi siamo in grado, costa poco, di applicabilità, di editare quelle sequenze, cioè di andare dentro e con un sistema che è questo preso dai virus batteriofagi e dai batteri, tagliare e sostituire, ci sono sperimentazioni molto avanzate, in Cina per il tumore del polmone a piccole cellule ci sono già 6 pazienti in un trial di fase 2 mi pare, molto avanti nel trattamento, e 4 sembra che stiano ben meglio. Poi è chiaro, esce il dottor Xi che fa una fuga in avanti e la fa sulle cellule germinali di una coppia ricca che voleva avere 2 bimbe, quindi con la selezione anche del sesso, che non esprimessero il gene C5RC, che è quello che esprime gli epitopi che permettono al virus dell'HIV di agganciarsi e quindi poi portare alla malattia che è l'AIDS. Questa coppia, no, questa coppia ricca chiedeva semplicemente che le cellule germinali della signora venissero elaborate con questa tecnica, tagliando via questo gene, le cellule delle bambine non esprimono quell'epitopo, quando anche arriva il virus dell'HIV, non si va a ammalare. Questo è chiaramente da condannare, perché per l'HIV e per l'AIDS ci sono delle medicine, numero uno. Numero due è una fuga in avanti incredibile. Chi ha la carta di credito se lo può permettere, insomma ci sono molte... Se avete piacere, abbiamo elaborato un documento, l'editing del genoma umano. Se andate sul sito della Fondazione Umberto Veronesi potete scaricare diversi fascicoli su temi specifici che abbiamo elaborato. Ce n'è uno sull'editing del genoma umano e poi ce ne sono altri 2 o 3 che abbiamo elaborato che vi possono sicuramente interessare, legati a queste aspettative. C'è quello delle disuguaglianze, c'è quello che abbiamo fatto sul fare... Cioè delle cose concrete, fare carne. No, ok, però prima di parlare della carne, cioè volevo un attimo aggiungere... No, finisco, non parlo più. Non parlo più, un po' di pubblicità per la fondazione. Fare carne dalle staminali, l'ambiente è devastato perché in questo istante tutto il trasporto su tutto il pianeta produce meno gas serra degli allevamenti intensivi. Per cui, siccome dalle staminali si sa fare bistecche e quant'altro, poi addirittura i suoi amici dell'astronauti, c'è il sistema ora di fare carne dall'aria, perché c'è modo, è importante per farli mangiare quando sono nelle missioni, gli astronauti.
c'è modo di avere in casa, anziché quello per fare lo yogurt, un aggeggio del genere con una miscela di batteri idrogenotrofi che usano la CO2 dell'aria e producono aminoacidi, compreso il triptofano. Per cui dopo vengono seccati, si fa una polvere di proteine e si possono fare le bistecche dall'aria. Insomma, ci sono questi avanzamenti sui quali varrà la pena discutere. Però queste altre, l'immortalità è bellissima. Ma non è un discorso di immortalità, cioè quello su cui ho fatto l'esempio di Aubrey de Grey, perché è l'eccesso. Okay? Sebbene alcuni aspetti io li condivida, per quanto riguarda la ricerca di base e il finanziamento che sta ricevendo, ma è uno smart aging e quindi come cercare di invecchiare bene e di arrivare ai 100, poi magari ai 110 e poi magari ai 120. Quando io ero a Baltimora lavoravo al National Institute on Aging, quindi sull'istituto di sanità americano dedicato all'invecchiamento, e nel mio laboratorio si lavorava tantissimo con la popolazione degli ultracentenari sardi e di una popolazione di ultracentenari che si trova in una regione particolare, la zona del Chianti, che voglio dire, due regioni, sia la Sardegna che il Chianti, per quello che a Pavia di ultracentenari non ce ne sono forse. Però comunque e quindi si lavorava tantissimo sul sequenziamento dei genomi di questi ultracentenari per capire, a proposito di modificazioni epigenetiche in senso positivo, quali sono i fattori, cos'è che può indurre queste persone a vivere così a lungo rispetto agli altri, ma anche in buona salute. E noi, non, nel mio laboratorio in modo particolare, non, questo per lanciare spezzare una lancia a favore della ricerca di base, di cui si parla troppo poco, purtroppo, è che non lavoravamo direttamente con campioni di questi ultracentenari, ma lavoravamo con cellule, ok? E siamo riusciti a trovare un fattore che il mio capo giapponese ha chiamato il fattore di ringiovanimento, perché abbiamo visto che questo fattore, che insomma poi a cui abbiamo dato un nome particolare, è quello che quando viene espresso a livello delle cellule staminali le fa tornare indietro, le fa tornare giovani. È per quello che l'abbiamo chiamato rejuvenating factor, fattore di ringiovanimento, e questo perché abbiamo visto che quando viene espresso vengono allungati i telomeri, che sono le porzioni finali dei cromosomi. Spesso si sente dire che se siamo tanto stressati, insomma nelle condizioni negative che vi abbiamo mostrato, questi si associano ad un accorciamento dei telomeri, ok? Mentre il fattore che abbiamo individuato noi è quello che li fa allungare tantissimo, per cui è come se resettasse un po' le informazioni che la cellula fino a quel momento aveva incorporato, per farla ripartire come se fosse di nuovo una cellula insomma aperta alle nuove informazioni, ecco. Quindi l'immortalità mai intesa in questo senso, quindi come invecchiare e come invecchiare bene. Cioè lì il discorso bello da affrontare sarebbe riprogrammazione genetica, perché sarebbe quello che porta a quelle nuove acquisizioni e dall'altro a capire fondamentalmente qual è il motivo per cui si può scatenare un tumore, perché il tumore non è altro che una riproposizione embrionale delle staminali, cioè noi siamo stati una cellula e poi 2, 4, 8, 16, 32, 10 alla 17. Il tumore è esattamente questo, smette di fare il suo lavoro, torna embrionale e quindi torna staminale. Questo è il motivo per cui le terapie con le staminali si fanno con le staminali somatiche e non embrionali, perché la staminale embrionale è fondamentalmente una staminale tumorale nella sua capacità moltiplicativa. Ma bisognerebbe parlare di questo, di riprogrammazione genetica, perché con questo che oggi è nelle nostre mani sappiamo fare delle cose incredibili, stupende. Va detto, dobbiamo discuterne, cosa farne, cosa non farne. L'editing lo facciamo per tutti, perché patologie, lo facciamo anche sulle germinali. Cosa facciamo per il discorso del fatto di saper fare i gameti? Sintetizzare il vivente vuol dire anche questo. Cioè possiamo fare le mie cellule uovo e gli spermatozoi della signora. Dopodiché in laboratorio ti fai il tuo figlio. In fondo è San Valentino, quindi è molto e dopodiché
con l'affitto di una maternità surrogata, cioè, e poi stiamo ancora a dibattere se è accettabile o meno la genitorialità omo, ma certo la genitorialità è un processo affettivo, non di zootecnia. L'importante è che il bimbo cresca in un ambiente di amore, di affetto, poi che ci sia 2, 1, 3, 4, insomma sono questi gli aspetti, però è bellissimo questo, anche perché è legato alla clonazione e quindi al fatto che la legge deve dire che si può fare, non vietarli. In Italia è fatto divieto dei trasferimenti nucleari perché direttamente o indirettamente finalizzati alla clonazione umana. Ma quando mai? Cioè, sono 10 anni di galera, non la sai fare, il clone risulta sempre più brutto, più stupido e più malato. Cioè, in zootecnia mi serve farlo. Se il transgenico un animale per fargli produrre nella mammella, nel latte, il fattore 8 della coagulazione, non spendo un altro milione di euro per transgenizzare un'altra pecora quando questa muore, la clono. Cioè, insomma, sono tutti questi aspetti, ma se tu me lo vieti, mi vieti anche questi aspetti di genomica sociale. Cioè, mi vieti che la signora regali delle sue cellule uovo a un'altra signora che sa di avere i mitocondri alterati. Perché io non posso fare trasferimento nucleare prendendo il nucleo della sua cellula e metterlo nella sua cellula uovo da cui ho tolto il nucleo? Ho fatto una microchirurgia della cellula uovo in cui ho tenuto i mitocondri sani con il genoma della signora, ma il bimbo che nasce è della signora perché il DNA dei mitocondri non partecipa a esprimere il suo fenotipo. Divieto in Italia perché, ce lo ha spiegato molto bene nell'introduzione, perché c'è qualcuno che si è inventato la legge 40, che si è inventato senza avere il minimo di conoscenze, però tu oggi impedisci che 52-53 patologie devastanti che portano un bimbo ai 2 anni in carrozzella paraplegico o a morire siano curati. Gli inglesi con Brexit e no Brexit, ok, però c'è una democrazia cognitiva seria. C'è stata diffusione di queste informazioni a livello capillare, c'è stata una consultazione, hanno chiesto volete o non volete che si attuino i trasferimenti mitocondriali, i trasferimenti di nuclei. La popolazione ha risposto sì, il Parlamento ha legiferato. C'è un authority, Human Fertility Authority, controlla che non ci sia scambio di denaro tra le due amiche e le patologie sono fatte fuori. E il problema è lì, siamo sempre lì. Però quando tu fai la biopolitica dell'embrione, perché qui anche bisognerebbe parlare anche di diritto ecclesiastico, di queste cose. Cioè nel diritto ecclesiastico non c'è neanche scritto che tu venga battezzato se non hai messo la testa fuori dalla vagina di tua mamma. E però dopo abbiamo il governatore che pretende di avere al campo il pezzo per... cioè no, un delirio, no? Sulla biopolitica dell'embrione. Cioè qui, se ci fosse tempo, vi racconto la mia esperienza al Ministero. Cioè, quando mi chiamano in commissione per decidere cosa fare degli embrioni sovrannumerari. Mi presento a Roma, sembra una barzelletta. Prima riunione, parte il Presidente D'Agostino. Allora, adottiamo la legislazione dell'abbandono di minore. E dico, ma come l'abbandono di minore? Ma si deve decidere ancora. Dico, ma cosa si fuma a Roma? No, insomma, i temi ci sono, ecco. Grazie dell'invito, veramente. Volevo, infatti, portare a conclusione... Io però, mi sa che siamo andati un po' oltre i tempi massimi, in realtà volevo dire che non usciva nessuno da questa sala prima che tutti avessero capito bene cos'era l'epigenetica. Adesso facciamo gli esami, si parte dal 18. Volevo fare il tweet, tipo 20 caratteri. Allora, è epigenetico quello che non è scritto nel nostro corredo cromogenetico, ma è dovuto a, così capiamo se l'ho capito io, l'avete capito anche voi, ma è stato determinato da interventi esterni, quindi da xenobionti, da praticamente fattori esterni, i quali possono modificare il nostro codice genetico
ma momentaneamente. Io, allora, okay, voi scrivete così. Cioè, no, ci sono degli aspetti, sempre. No, posso? Posso? Ecco, vedete che, ci sono vedete degli che aspetti era, c'era corretti, bisogno. Ma c'è l'errore fondamentale che fanno tutti, anche i giornalisti, eccetera. Il codice genetico è universale, per cui quando dicono hanno trovato il codice genetico di... Ma raga, il codice genetico è universale. E sappiamo che ogni tre basi, il codone, l'anticodone, quello vale per tutti, è universale. Quindi non è... Il linguaggio. Bravo, non è il... Però lo fanno tutti, se leggi qualunque... Domani, su un giornale, dappertutto. Ma anche colleghi, Anche colleghi fanno questo errore anche a lezione. Quindi, ok. Però, no, tranquillo. Però il punto fondamentale di intendere per epigenetica, che correttamente... hai iniziato verso il 30, poi sei sceso, è le modificazioni che stanno sopra alla struttura primaria, che è la sequenza delle basi del DNA. Quella è la sequenza primaria, ok. Sopra, poi, ci vanno un sacco di proteine, ci può arrivare, come diceva Manuela, il gruppo metilico, ci può arrivare il gruppo acetilico, eccetera. Tutto ciò fa parte dei processi fisiologici normali, perché la singola cellula, spermatozoo più cellula uovo, il genoma, il DNA, quello che ha quella sequenza primaria e ha tutte le sue brave proteine che lo impacchettano, e nel corso dello sviluppo, epigeneticamente, altera le sequenze, modifica le sequenze nello spazio e nel tempo che vengono espresse per fare il muscolo, l'osso, il neurone, perché il genoma è sempre quello, ok? È quello che abbiamo ricevuto metà dalla mamma e metà dal papà, d'accordo? Poi comincia 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. 256 o vai in utero o vai in un frigor, perché non sappiamo fare niente di esterno. Ammettiamo che sei in utero, sono passate 2 settimane, sei finito in utero, ti agganci alien alla... sono i caratteri di un tweet, però se vogliamo rimanere sul discorso, no, però per dire che una volta che queste 256 cellule si sono agganciate come un vampiro, attaccate all'epitelio della mucosa uterina della mamma, incominciano epigeneticamente a differenziarsi una dall'altra, perché alcune esprimeranno solo alcuni geni che porteranno a fare, che ne so, la pelle, l'osso o che diavolo, e altre non esprimono quelle sequenze, ma altre ancora. Su che base? Epigenetica, perché mano a mano che il processo moltiplicativo delle cellule va avanti, si differenziano i gruppi che si attaccano a una certa sequenza, le proteine che vengono modificate a livello di un'altra. Per cui alla fine ogni nostra cellula ha dentro sempre quella sequenza primaria, non c'è dubbio, ma le proteine e le modificazioni epigenetiche che nel corso dello sviluppo, con informazioni diversissime che arrivano dall'ambiente, la vitamina A, l'acido retinoico, quello che volete, la cellula è messa lì, riceve l'acido retinoico, epigeneticamente sviluppa l'ectoderma. Si trova nei 256, nella morula, in un altro angolino, riceve meno acido retinoico, eccetera. Insomma, è tutta epigenetica, anche lo sviluppo, se no, come vi spiegate, pelle, osso, capelli, il genoma è sempre quello. Sì, sì, ma io volevo solo, dell'epigenetica, adesso lo capita meglio, volevo solo chiudere con una nota di speranza, nel senso che io avevo letto nel vostro libro, mi era sembrato di capire, che le modificazioni epigenetiche sì, sono trasmissibili da una generazione all'altra, sicuro, ma non sono definitive. Cioè è una cosa che si può reversibilizzare, che si può correggere. Assolutamente. Quindi, sì. Fa parte di noi e delle nostre scelte biopolitiche correggere questi problemi. Questo è il messaggio. Grazie a voi. Però può essere interessante che introduciamo
il fatto che epigeneticamente nello sviluppo normale lo stesso genoma è quello...